Ciao a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con Bereshit ecco questa serie di eh, insegnamenti sul, sulle figure dell'Antico Testamento che prefigurano il Messia che si conclude con quest'ultima in cui ci concentreremo proprio sulla figura di, del Messia e come appunto Israele attendeva il Messia Iniziamo da quello che dice il Talmud. Il Talmud ci parla dell'esistenza di due distinte figure messianiche, il Mashiach ben Yosef, cioè figlio di Giuseppe, appunto il figlio di Giacobbe, e il Mashiach ben David, cioè il figlio di Davide. Secondo eh, appunto questa tradizione, il primo messia, ben Yosef, dovrebbe venire appunto perseguitato e poi per ucciso. Eh, mentre il secondo, messia, il messia ben David, eh, chiederà a Dio di fargli il dono della vita. Secondo questa tradizione eh, eh, ebraica, il primo messia sarà la preparazione del secondo messia, il messia eh, figlio di Giuseppe, il culmine di quel processo di redenzione che avviene gradualmente in un modo che a prima vista sembrerebbe un'evoluzione naturale, ma è un processo storico e umano. Tra i compiti di questo messia c'è cioè quello di portare l'umanità ad una situazione economica molto florida. Eh, nel fare ciò infatti gli userà un squisito talento economico ed organizzativo simile a quello dimostrato dal suo famoso appunto antenato Giuseppe, della, appunto vicere d'Egitto. Che seppe fronteggiare con estrema oculatezza una grave crisi alimentare. Così facendo Giuseppe trasformò ciò che doveva essere una carestia catastrofica in un'occasione per aumentare la ricchezza dello Stato e dei cittadini. Dunque egli preparerà poi la venuta al secondo Messia, eh, il Messia eh, Ben David, figlio di Davide, sarà lui che inizierà il raduno dei dispersi di Israele. Ricostituendo lo Stato di Israele, nella terra di Israele avrà una grande influenza politica sui governanti del mondo e li preparerà ad accettare la pace che, secondo appunto, questo secondo il Messia, secondo il Messia porterà in maniera piena e definitiva. Il Messia, figlio di Davide, viene quindi per guidare l'umanità alla sua rettificazione finale e completa. Ma vediamo quali sono le caratteristiche eh, appunto il Messia dovrà avere un Messia che innanzitutto uh, deve instaurare la pace, lo shalom, uno shalom, una pace che scende dal cielo, che non è frutto di, 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 dell'uomo, ma è, viene da, è un dono di Dio che scende dal cielo per proprio armonizzare i popoli eh, alla sua presenza. La seconda caratteristica è la consolazione dello Spirito, il Messia porta l'unzione dello Spirito Santo. Eh, terza, la, eh, il Messia porterà una nuova conoscenza della Torah che ci farà crescere in una dimensione sempre più elevata, a, appunto eh, in una dimensione di figli di Dio. Quarto, la costruzione del Tempio del Bet-Mikdash a Gerusalemme, quindi il Messia porta alla ricostruzione del Tempio di Gerusalemme e infine, quinto, il Messia porta il popolo di Israele a Gerusalemme, a farlo rientrare appunto nella terra di Israele, con capitale a Gerusalemme. Quindi questi sono i punti fondamentali in cui si identifica un Messia che per gli ebrei eh, deve appunto restaurare il regno di Dio nella terra di Israele. E come dice infatti il profeta Geremia al capitolo 23, ecco giorni verranno, dice il Signore, in cui io farò sorgere a Davide un germoglio giusto, il quale regnerà da re e prospererà, eserciterà il diritto e la giustizia nel paese. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele starà sicuro nella sua dimora. Questo sarà il nome con il quale sarà chiamato Signore nostra giustizia. Zedakha. Dunque Gesù racchiude un po' la figura di questi messia anche se lui non si è mai dichiarato essere il messia. Gesù applica sé a sé invece un altro titolo e cioè il titolo di figlio dell'uomo, ben Adam. Lui dice di essere appunto il figlio dell'uomo, non dice di essere né il figlio di Giuseppe né il figlio di Davide anche se appunto gli ebrei lo attribuiscono questo titolo ma eh, sarà eh, appunto il figlio dell'uomo che verrà nella gloria come lui annuncia nel discorso escatologico gli ebrei si aspettavano questi tipi di messia o il messia ben aron cioè della discendenza della stirpe sacerdotale o il messia ben yosef figlio di giuseppe quello profetico perseguitato e ucciso e infine eh, si aspettavano appunto il messia ben davide cioè figlio di davide quello regale quello glorioso che avrebbe restaurato il regno appunto di israele ma gesù si applica a sé questo titolo un titolo messianico quello di figlio dell'uomo desunto proprio dal libro del profeta eh, daniele in cui viene appunto tradotto con ben enosci cioè figlio dell'uomo nel senso dell'umanità nella sua fragilità per, il figlio per Daniele eh, affermare affer affermò afferma nel capitolo 7 che a lui furono dati potere, gloria e regno e tutti i popoli, nazioni e lingue lo serviranno e il suo potere sarà un potere eterno che non finirà mai e il suo, re il suo regno non sarà mai distrutto quindi parla di un uh, messia figlio dell'uomo che instaurerà un regno che non avrà mai fine, quindi un regno eterno L'idea di una permanenza eterna del Messia, essendo egli l'inviato di Dio per eccellenza, affiora in realtà anche nel Salmo messianico, caro al, Nuo al Nuovo Testamento, cioè il Salmo 88-89, nel quale il Signore pro proclama esplicitamente che la discendenza di, da di Davide durerà in eterno, il suo trono davanti a me quanto il Sole sempre saldo come la Luna. Al versetto 37-38 quindi il messia sarà messia eterno e quindi è appunto eh, identificabile nella figura di Gesù il messia il Mashiach, figlio di Dio che coinciderà questo figlio dell'uomo con il suo essere divino che verrà nella gloria per instaurare il suo regno che non avrà mai fine. Ma vediamo adesso alla parola Mashiach. Mashiach deriva da Mashiach ungere da Meshiach unzione, quelli che porta cioè l'unzione dello Spirito Santo. Noi siamo quei cristiani che siamo stati unti dallo Spirito nel battesimo, quindi siamo dei Messia perché battezzati in Cristo, Messia, in cui abbiamo ricevuto, oltre al nome del battesimo, quel nome nuovo, il vero nome dato da Dio nel segreto, Shem. Infatti, la parola, ecco messia e conti nelle lettere Shin. E Mem che sono appunto il nome, se noi permutiamo le lettere, abbiamo proprio il nome Shem che è vivo, Ahim, Ahi è proprio vita, vivente il nome di Dio nel, nell'essere vivente, in ognuno di noi. E il nome di Dio è Gesù il vivente che vive in ognuno di noi. Inoltre, Mem possiamo leggere anche in questo modo, Mem che indica provenienza. Uh, che indica vita, e da Shiach che proviene da Shiach, che significa in ebraico relazione, eh, che significa appunto conversazione. Gesù è il Logos di Dio, che è il Verbo di Dio che ci porta nella relazione umana e instaurando.